Il passato ci ha lasciato degli enigmi giganteschi. E questo è inteso in senso letterale. Nel lontano passato i nostri antenati hanno creato colossali edifici monumentali che inevitabilmente sollevano la domanda: come è stato possibile? Come hanno fatto gli uomini di migliaia di anni fa a scolpire dal terreno dei giganti di pietra che anche le nostre più moderne macchine da costruzione avrebbero disperato? È possibile che i popoli dell'antichità avessero qualcosa di più dei semplici mezzi e strumenti che vengono comunemente attribuiti loro? Alcune menti alternative si spingono ancora più in là con queste domande. Forse non sono stati i popoli a costruire le piramidi e simili? Non importa dove volgiamo il nostro sguardo storico, sembra che praticamente ogni angolo di questo mondo sia adornato da giganti architettonici che ci lasciano con un misto di incredulità e ammirazione. È un antico sito in Turchia, da sempre oscurato da enormi punti interrogativi, dimostra che l'antica inclinazione alla megalomania non è iniziata con l'epoca degli antichi egizi. Situato nel sud-est dell'Anatolia, le radici di Göbekli Tepe risalgono ad almeno 11.600 anni fa e qui giacciono dormienti enormi pilastri a T che pesano tra le 8 e le 10 tonnellate. È nella natura delle cose che la lavorazione e il posizionamento di questi carichi enormi richiedesse un alto grado di conoscenza e di coordinamento. Tuttavia, uno sguardo oltre l'orizzonte archeologico dimostra che è sempre possibile andare ancora più in grande. Di conseguenza, nei millenni successivi, vennero costruite strutture molto più imponenti, trasformando quasi le strutture di Göbekli Tepe in miseri mattoncini Lego. I Greci, i Romani, i Maya e gli Inca ci hanno lasciato silenziose testimonianze del tempo che ancora oggi ci lasciano senza fiato. Ma quando si parla del mistero di antiche e gigantesche strutture, gli antichi egizi sono probabilmente l'esempio per eccellenza. E non si tratta solo delle famose piramidi di Giza, no, anche le statue, i templi e gli obelischi lasciano perplessi molti ricercatori moderni. Una perplessità dovuta principalmente al fatto che gli abitanti dell'impero faraonico non tenevano registrazioni esaustive delle loro tecniche di costruzione, il che appare ancora più sconcertante se ricordiamo che altrimenti registravano praticamente tutto per i posteri. In assenza di prove archeologiche solide, gli esperti non hanno altra scelta che addentrarsi nel campo delle teorie. Come hanno fatto gli egizi a spostare blocchi di pietra che pesavano tonnellate e come hanno fatto ad accumularli per creare capolavori architettonici? Ebbene, l'opinione comune dei ricercatori è che i padri delle piramidi abbiano utilizzato delle barche per spostare i carichi estremi da A a B. Per quanto riguarda il trasporto su terra, si dice che abbiano usato grandi slitte di legno che venivano spostate con l'aiuto di centinaia o addirittura migliaia di operai. Nell'antico cantiere venivano poi utilizzati sofisticati sistemi di rampe che consentivano di manovrare i singoli componenti verso l'alto e di assemblarli con una precisione senza pari per formare una struttura monumentale. In teoria queste spiegazioni sembrano abbastanza convincenti, ma in pratica la maggior parte dei metodi e degli strumenti di costruzione dell'antico Egitto sono scomparsi nell'oblio del passato. Ma non dobbiamo dimenticare una cosa: gli edifici colossali romani non avevano affatto bisogno di nascondersi dalle loro controparti egizie. Infatti i romani utilizzarono alcuni dei più grandi blocchi di pietra conosciuti nei loro siti e aggiunsero una serie di voci allettanti alla lista dei misteri archeologici. Come pensavano i romani di spostare questo oggetto di 1000 tonnellate? Bisogna pensarci bene. Realizzata nella cava di Baalbek, nell'attuale Libano, la cosiddetta pietra della donna incinta è lunga più di 20 metri, larga 5, alta più di 4 e pesa in fondo l'equivalente di quasi 170 elefanti africani. Alla luce di queste dimensioni estreme, il seguito è ancora più sorprendente. Gli altri due monoliti trovati nello stesso sito sono ancora più massicci. Nel dettaglio, il peso delle pietre senza nome è stimato rispettivamente 1240 e 1650 tonnellate e rappresentano niente meno che una delle pietre artificiali più grandi di tutti i tempi. Ma perché e soprattutto come facevano i romani a trasportare questi mostri dalla cava? E quale antico progetto edilizio richiedeva blocchi così giganteschi? Per quanto riguarda la destinazione d'uso, gli esperti sono unanimi. L'opinione comune è che i colossi di pietra fossero destinati al complesso templare di Baalbek. Non c'è da stupirsi, dato che il complesso è noto per il suo impressionante gigantismo. Ospita alcuni degli edifici romani più grandi del Medio Oriente.
basta dare un'occhiata alle pietre di dimensioni quasi ridicole che costituiscono le fondamenta del Tempio di Giove. Nelle foto corrispondenti le persone in primo piano sembrano quasi delle piccole formiche. È ovvio che i romani erano in grado di spostare carichi di queste dimensioni, ma gli esperti possono solo fare ipotesi sul trasporto dei megaliti sopracitati. E questo nonostante l'esistenza di una fonte storica che fornisce una visione approfondita dei segreti dell'architettura romana. Il tecnico militare e ingegnere romano Marco Vitruvio lasciò in eredità ai posteri l'opera collettiva De Architectura Libri Decem. Essendo l'unica opera di teoria architettonica sopravvissuta dell'antichità, i 10 libri sull'architettura rivelano in retroscena di templi, case e città. Allo stesso tempo, conosciamo anche diverse raffigurazioni contemporanee che mostrano come i romani utilizzassero costruzioni fatte di argani, paranchi e gru per realizzare i loro ambiziosi progetti edilizi. Nel caso di blocchi particolarmente grandi, secondo la teoria, potrebbero aver utilizzato più gru contemporaneamente. Per quanto riguarda il trasporto, invece, gli storici indicano rulli o slitte. Ma questi non si sarebbero rotti all'istante sotto il peso della pietra della donna incinta o non sarebbero affondati nel terreno sabbioso? Beh, non è un'ipotesi inverosimile. Nonostante ciò, gli esperti sottolineano che anche centinaia di anni fa era perfettamente possibile trasportare pietre estremamente grandi su lunghe distanze, senza l'uso di tecnologie perdute o di aiuti extraterrestri, sia chiaro. A questo proposito viene spesso citato l'obelisco di Piazza San Pietro, che fu spostato nella sua nuova posizione nel 1586 con l'aiuto di 900 operai, 150 cavalli e 47 argani. A questo punto però è bene sottolineare che il monolite di granito rosa pesa solo 320 tonnellate ed è quindi più leggero di quasi 700 tonnellate rispetto alla pietra della donna incinta. Ebbene, forse è proprio questo il motivo per cui i colossi di pietra giacciono ancora dormienti nella cava di Baalbek e non adornano un imponente tempio monumentale. I romani hanno dovuto ammettere a se stessi di aver esagerato e di aver lasciato un lavoro incompiuto. Gli edifici dell'antichità testimoniano una verità incredibile? Ora c'è un campo, un po' più alternativo, che non si lascia abbindolare così facilmente da questa risposta. L'idea che i romani abbiano drammaticamente sbagliato il loro progetto di costruzione non sembra plausibile. L'idea che i nostri antichi antenati fossero regolarmente visitati dagli alieni sarebbe un po' più plausibile. Laddove le teorie delle rampe e della pura forza muscolare hanno fatto il loro tempo, entrano in gioco gli esseri extraterrestri, che venivano venerati come divinità soprannaturali dagli abitanti della Terra. In cambio, gli esotici visitatori hanno rivelato agli umani tecnologie avanzate che hanno reso possibile la creazione di edifici monumentali. Ma che tipo di tecnologie erano? Anche nel panorama alternativo questo non è chiaro. Ma il punto fondamentale è che il consenso è che funzionavano in modo molto diverso dalle nostre macchine moderne. A volte si parla di implosioni e del potere del suono. Ad esempio, la tradizione secondo cui i sacerdoti egiziani cantavano durante la costruzione delle piramidi viene interpretata nel senso che i blocchi, che pesavano tonnellate, venivano spostati con l'aiuto dell'acustica. Ma quanto c'è di vero in queste insolite teorie? I giganteschi carichi non potevano essere spostati e lavorati in un modo che non sconvolgesse la nostra visione convenzionale della storia? Ebbene, per venire a capo di questa domanda, un team di ricerca ha deciso di sottoporre la questione a un test pratico. Qualche anno fa, in Massachusetts, i partecipanti si sono imposti il compito di sollevare un obelisco di granito che lo scultore Rick Brown aveva realizzato appositamente per questo scopo. Nel dettaglio, i ricercatori hanno utilizzato una struttura composta da una rampa e da sabbia, e mentre la sabbia veniva gradualmente rimossa, l'obelisco si abbassava lentamente nella posizione prevista. Ed ecco che questo metodo semplice ma ingegnoso si è rivelato estremamente efficace. Alla fine gli uomini e le donne riuscirono anche a superare l'inclinazione finale di 15 gradi utilizzando la pura forza muscolare e a sollevare completamente l'obelisco. Tuttavia, un altro esperimento moderno dimostra che i romani e gli egizi avevano almeno bisogno di molta pazienza per manovrare i loro componenti sovradimensionati da A a B. Nel 2012, il Los Angeles County Museum of Art ha prodotto un'installazione che prende il nome di massa levitata. Sebbene la massa libera pesi ben 340 tonnellate, il primo compito è stato quello di portare il masso alto 6,55 m dalla cava di Jurupa Valley a 170 km di distanza fino a Los Angeles.
Per ottenere ciò fu costruito un camion appositamente attorno alla pietra. Il veicolo era lungo 80 metri, largo 9,75 e aveva 196 ruote. Durante il trasporto il camion XXL si muoveva sulla strada a 6 km all'ora. In totale il trasferimento ha richiesto 11 viaggi notturni e 10 milioni di dollari. La stampa ha descritto l'operazione come la più grande del suo genere dai tempi della costruzione delle piramidi egizie. Tuttavia, gli antichi egizi sarebbero stati probabilmente contenti se avessero dovuto solo percorrere 170 km. Alcuni dei blocchi che adornano l'altopiano di Giza provengono da una cava distante 800 km. Il tuo viaggio verso il pulsante di iscrizione è molto più breve. Unisciti subito alla nostra community e non perdere mai un nostro video emozionante.